Salve a tutti amici, un saluto dal vostro Corrado Esposito, personal trainer. Eccoci qua ragazzi, oggi parliamo di Arnold Schwarzenegger. Come l'altra volta sicuramente arriveranno gli haters che dicono no, Arnold mitologico e vi bannerò. Io sono il primo fan di Arnold e ringrazio Arnold per tanta motivazione che ho tutti i giorni nella mia vita. Detto questo però c'è da dire che la gestione fisica di Arnold è stata una gestione molto pessima, secondo me, a vari livelli. Perché? Fin quando ha fatto le gare ed era sempre in forma, Arnold ha avuto sempre un fisico eccezionale. Poche volte l'abbiamo visto un po' più grassottello, ma diciamo che di base il fisico è stato sempre straordinario. Però Arnold purtroppo appena finiva le gare, nei periodi in cui non ha gareggiato dal 75 all'80, anche dopo, cioè ha avuto un decadimento fisico davvero poderoso. Frutto di non prendere più quegli steroidi che prendeva prima. Punto primo, pensate un po', negli anni 70 sì, ci si dopava, ma molto meno di ora. Punto secondo, il tutto vi fa capire come quanta gente che non capisce nulla di questo ambito mi dice no, ma io prendo gli steroidi, li prendo per 6 mesi, poi mi fermo, il mio fisico rimane per tutta la vita così. No ragazzi, no. Anche se prendete gli steroidi 6 mesi, poi vi fermate e pensate di allenarvi come dei pazzi natural prendendo gli integratori per anni, il fisico si ridimensiona e si svuota. Vi ritroverete un fisico più piccolo e svuotato, tipo un palloncino, come potete vedere da Arnold, un fisico che ha molti meno muscoli e molte meno rotondità rispetto a prima, perché il non uso di sostanze dopanti, dopo averle usate, comunque ti fa perdere tanto. Ecco perché vi dico io, ragazzi, fatevi i fatti vostri se volete avere un fisico in forma per tanti anni. Arnold è l'emblema di questa situazione. Allora, prima di partire, come al solito, vi dico iscrivetevi al canale e lasciate un like. Allora, Arnold praticamente si inizia a dopare da adolescente. Già quando lo vediamo nelle prime gare, 17-18 anni, già è dopato. Inizia a fare le prime gare, le prime vittorie, va in America, vince il Mister Olimpia, rivince il Mister Olimpia per 5 anni consecutivi, quindi fino a fine 75. Già quando noi guardiamo Arnold nel film Il Gigante della Strada, potete andare a vedere, già lì Arnold dimostra di avere un fisico molto più piccolo. Fateci caso, già là ha smesso un po' a prendere gli steroidi, infatti il suo fisico risulta molto più piccolo, non risulta grosso come quello che poi ripresenterà il Mister Olympia 75. Ricordiamo, quello è un film girato all'inizio, poco prima che ricominciasse la preparazione del Mister Olympia 75. Però comunque era un fisico accettabilissimo. È evidente che Arnold ha preso meno steroidi, ma aveva un fisico bello. Dopo il Mister Olympia 75, Arnold praticamente, secondo me, da un taglio netto, prende solo pochissima roba e ha un decadimento fisico incredibile. Anche quando va a pubblicizzare il film Pumping Iron nel 77, come possiamo vedere nelle pose, nelle cose, lui è molto più piccolo di prima. I muscoli sono afflosciati, ha delle rotondità molto inferiori e francamente ragazzi dimostra, anche là sicuramente ha preso steroidi abbastanza perché non avrebbe voluto fare mai la brutta figura, ma dimostra di avere un fisico molto inferiore. Quando lo vediamo nelle varie apparizioni tra il 75 e l'80, Arnold ha un fisico deludentissimo, molto più piccolo, molto più sgonfio, sintomo che lui là si allena, là un minimo uso di sostanze lo continua a fare, eppure il decadimento è evidente, evidente ragazzi. Sicuramente non si allenava con i carichi del Mister Olympia, sicuramente prendeva dosi di medicinali molto più basse, però il decadimento è incredibile. Nell'80 Arnold si ridopa a dovere, perché giustamente lo ingaggiano per fare il film Conan il Barbaro, dove lui sarà in mutande praticamente per tutto il film e quindi deve mostrare il suo fisico. Si ridopa e dice, già che mi dopo per fare il film vado a fare il Mister Olympia. Fa il Mister Olympia e già là si vede evidentemente un Arnold più piccolo rispetto a quello degli anni precedenti, definito sì, ma non con questi muscoli straordinari. Però il fisico ci sta. Fa questo primo film. Ragazzi, poi c'è un decadimento incredibile. C'è un video di allenamento che lui fa e mi sembra ci fosse anche Rachel McLeish, Miss Olympia degli anni 80, dove Arnold, vestito tutto di rosso, con la canottiera rossa, cioè ragazzi, a me mi ha lasciato sbalordito, scioccato.
quel video perché si vede un Arnold che è... ma la metà della metà della metà di quello che era in gara. Cioè, vergognoso, soltanto le braccia sono rimaste grosse. Per il resto Arnold ha perso praticamente tutti i muscoli. Cioè, è in una forma vergognosa. Ma anche in diverse apparizioni TV di quegli anni, anche appare in TV in Austria. Cioè, si vede un Arnold con muscoli molto molto inferiori, molto sgonfiato rispetto all'epoca Mister Olympia. Altro esempio è quando fa Terminator, il primo Terminator. Quando si vede all'inizio Arnold nudo, ragazzi, è evidente che Arnold abbia perso una marea di massa, sia molto più piccolo di quello che era prima. Quando fa Commando, quando fa Predator, si vede un Arnold che è evidente ha subito un ridimensionamento poderoso, clamoroso, non da poco. Detto questo, finiscono gli anni 80. Arnold sì, ha quella mole, perché vestito si vede la mole, ma una mole dovuta soprattutto ai pettorali, che anche se si sono sgonfiati permettono di avere una parte superiore del corpo buona, e per le braccia che comunque rimangono gonfie anche con pochi steroidi. Lui ha una predisposizione evidente delle braccia, riesce a tenerle grosse. Altro segnale evidente che Arnold abbia perso tantissimo e che gli steroidi erano fondamentali pure per lui è quando fa Terminator 2. Terminator 2, film del 91, Arnold aveva poco più di 40 anni, non è che stiamo a parlare di un Arnold vecchio. Si presenta a Terminator 2, stessa cosa, quando vedete all'inizio del film che lui è nudo, Arnold è molto deludente dal punto di vista fisico, ragazzi, molto deludente, non ha nulla a che vedere con un fisico, ma neanche minimamente paragonabile a quello che aveva quando faceva le gare, ridimensionato, piccolo, solo le braccia grosse e il petto un po' gonfio, il resto molto deludente. E per tutti gli anni 90, anche là, forse l'Arnold un po' più grosso nei film l'ho visto, a parte Conan, che è proprio in diretta conseguenza delle gare. A parte Conan l'abbiamo visto, sì, nei Gemelli, quando fece il film con Danny DeVito. Lì ebbe un fisico discreto, abbastanza gonfio, ma nulla di clamoroso. L'ultimo Arnold nei film che abbiamo visto, nudo, è stato quello di Terminator 3. Ovvero Arnold nudo all'inizio, Arnold di 56 anni là. E là, ragazzi, vi devo dire la verità, mi ha sconvolto in maniera positiva, perché nonostante l'età avanzata Arnold si presenta con un fisico di tutto rispetto, bello grosso. Probabilmente è meglio il fisico di Terminator 3 che di Terminator 2 e 1. Pazzesco. Ha una forma fisica invidiabile. Io ho anche un flex, un muscle fitness che parlano dell'allenamento che Arnold fece in quel periodo. Arnold non si poteva allenare come un pazzo perché aveva avuto dei problemi al cuore e si era operato negli anni 90, quindi fece un allenamento diverso, anche lì riprese secondo me sostanze e si rigonfiò in quel modo. Però comunque aveva un fisico per l'età eccezionale, incredibile, parlava di un allenamento fatto con carichi non esagerati ma con tanta intensità, e poi lui riuscì a raggiungere il peso di 100 kg definito anche nel... a 56 anni, che fu un grandissimo risultato. Comunque le foto sono impietose, ragazzi, fanno capire come gli steroidi, appena li smetti di prendere, ti cambiano completamente il fisico. E poi vedremo anche altri atleti in futuro. Ma vi dico, Arnold ha dimostrato, è stata la dimostrazione di come appena smesso di prendere gli steroidi in maniera industriale, per quanto, ripeto, negli anni 70 se ne prendeva molto meno di roba rispetto ad oggi, il fisico cade, decade subito. E vi dico, ma deluso, perché io se fossi stato in lui avrei comunque cercato di mantenere sempre una qualità fisica. Non dico quella delle gare perché era impossibile, però vederlo in certe condizioni fisiche davvero da obbrobio, no. A me, ragazzi, non piace per niente, anzi. Io mi sarei impegnato a rimanere a uno standard fisico più alto. In certi momenti si è proprio visto che lui non si allenava praticamente più, si allenava male. Ripeto, si allenava molto male. Perché posso capire che decadi con il non utilizzo più di steroidi, ma non puoi decadere così tanto. E là vi dico, meglio allenarsi in natura, lì da 23 anni sono più o meno uguale, c'ho sempre gli stessi muscoli. A volte sono più grasso, a volte sono più magro, ma quello dipende dalla dieta. Meglio allenarsi in natura, potete fare tutto, potete avere un bel fisico e non state a pensare a sbattere le corna, vi devo prendere quello e quell'altro, che poi parliamo anche di soldi, ragazzi. Un giorno faremo un video, se vi va, parlerò di quanto costano gli steroidi. Chiaramente io non lo so perché non l'ho mai presi. Vi dico, in base a quello che ho visto da altri youtuber, è veramente, ci vuole un botto di soldi per doparsi. Ciao, Vaglio!
Whoa.